Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Innanzitutto vorrei ringraziare per l'opportunità Sonny e Benny. Io sono Maria Rebecca per gli amici Becky e su Instagram sono la pagina Vita tra i libri. Ho una passione per la letteratura da quando sono piccola. Il primo libro che ho letto è stato Matilde di Roald Dahl, però il mio libro preferito è Alice nel Paese delle Meraviglie. L'anno scorso mi sono decisa ad aprire l'account su Instagram dove porto principalmente recensioni di libri. Non mi dedico a un genere nello specifico, ma leggo abbastanza di tutto, anche se il giallo non è proprio il mio genere. Parlo anche di altro, infatti ho creato diverse rubriche, come ad esempio quella cinematografica dove recensisco film e serie TV. E potete trovare queste rubriche sia sui post, ma anche nelle storie. E vi invito quindi a dare un'occhiata alla mia pagina e nel caso vi piacesse anche di seguirmi. Oggi sono qui però per parlarvi di un libro nello specifico che per me è stato molto importante, mi ha toccato molto nel profondo. L'ho letto a fine novembre dell'anno scorso, ma è come se lo avessi finito ieri. Sto parlando del libro di Marcus Zusak, ovvero Storia di una ladra di libri, con pubblicazione nel 2005 dalla quale poi è stato tratto anche il film omonimo del 2013, che tra l'altro io devo ancora vedere, solo che sono un po' terrorizzata dal farlo perché ho paura di rovinarmi il libro. Si tratta di un romanzo adatto a qualsiasi età che vede all'interno un evento storico molto importante, ovvero quello della Seconda Guerra Mondiale. Ci troviamo infatti nella Germania del 1939, nel giorno del funerale del suo fratellino, Liesel, che è la protagonista, vede un libricino immerso nella neve e lo ruba. Ha inizio così la storia della piccola ladra di libri e del suo amore per gli stessi, che diventeranno un talismano contro l'orrore che la circonderà. Per salvare i libri è pronta a strapparli ai roghi nazisti o a rubarli dalla biblioteca della moglie del sindaco. Ecco come si presenta la trama del libro agli occhi dei lettori. Il colpo di genio dell'autore sta però nel chi racconta la storia, ovvero la morte. Ebbene sì, ho scelto questo libro per la particolarità di questo narratore, che ci porteremo fino alla fine. Un'altra ragione per la quale ho scelto il libro è la scrittura, che secondo me è molto scorrevole e coinvolgente. Non voglio rischiare di dilungarmi troppo e rischiare anche di farvi degli spoiler giganti, quindi preferisco passare già alla lettura del primo capitolo, che in realtà non sarà un capitolo solo, ma saranno due, in quanto questo libro vede all'interno capitoli molto corti. Di conseguenza, se ne leggessi solo uno, penso che non mi invoglierei a leggerlo. Per questo motivo ne leggerò due. La morte e il cioccolato. Prima i colori, poi gli esseri umani. È così che di solito vedo le cose, o almeno ci provo. Un semplice fatto, prima o poi morirai. In tutta sincerità mi sforzo di prendere a faccenda allegramente, anche se, a dispetto delle mie proteste, la maggior parte delle persone trova difficile credermi. Per favore, fidati di me. Posso davvero essere allegra, posso essere amabile, affettuosa, affabile. E queste sono solo le parole che cominciano per A. Non chiedermi però di essere bella non è da me. Reazione al summenzionato fatto. Ti preoccupa? Il mio consiglio è non avere paura, sono leale. Il summenzionato fatto è prima o poi morirai, quindi si riferisce a quello. Naturalmente occorre un'introduzione, un inizio. Dove sono finite le mie buone maniere? Potrei presentarmi in modo appropriato, certo, ma non mi pare necessario. Potrei conoscermi abbastanza bene e piuttosto in fretta, dipende da alcune variabili. Ti basti sapere che a un certo punto sarò lì di fronte a te, più cordiale che potrò. Ti terrò l'anima in pugno, un colore farà capolino dalla mia spalla e ti porterò via con me con dolcezza. E qui io rabbrividisco un po' al pensiero che prima o poi succederà, che tutti moriremo e quindi questa scena avverrà effettivamente. Sarai sdraiato, di rado trovo qualcuno in piedi. Avrai le membra rigide. Forse qualcuno ti scoprirà e si sentirà un grido risuonare nell'aria. Gli unici rumori che udirò dopo saranno quelli del mio respiro, del mio fiuto, dei miei passi. L'interrogativo che devi porti è: che colore assumerà ogni cosa nell'istante in cui verrò da te? Che cosa dirà il cielo? Personalmente amo il cielo color cioccolato, cioccolato scurissimo, si dice che mi doni, tuttavia cerco di apprezzare ogni sfumatura che vedo, l'intero spettro. Un miliardo giù di lì di sapori, nessuno perfettamente uguale all'altro, e un cielo da succhiare piano piano. Allevia la tensione, mi aiuta a rilassarmi. Una piccola teoria.
La gente tende a notare i colori di una giornata solo all'inizio e alla fine. Ma per me è chiaro che in un giorno si susseguono un'infinità di sfumature e tinte, in ogni istante. Una singola ora può essere composta da migliaia di colori diversi, gialli cerei, azzurri plumbei, tenebrosa oscurità. Nel mio lavoro mi picco di tonarli, di notarli tutti. Come ho accennato, la mia unica salvezza è lo svago. Mi mantiene sana di mente, mi aiuta a tirare avanti tenendo conto che faccio questo lavoro da moltissimo tempo. Il guaio è, chi potrebbe mai sostituirmi? Chi potrebbe prendere il mio posto? Mentre mi concedo un po' di riposo in una delle vostre località di villeggiatura, tropicale o sciistica? La risposta naturalmente è nessuno, cosa che mi ha indotta a prendere una consapevolezza deliberata decisione, ovvero fare dello svago la mia vacanza. Inutile dire che le mie vacanze le passo osservando i colori. Ti domanderai perché abbia bisogno di una vacanza, da che cosa dovrei svagarmi? Questo ci conduce al punto successivo, gli esseri umani superstiti, i sopravvissuti. Sono quelli che possono guardare, sebbene in molte occasioni non riesca a evitarlo, cerco deliberatamente i colori per tenerli lontani dalla mia mente, ma di tanto in tanto mi trovo davanti quelli che sono rimasti indietro, schiacciati sotto un caos di frammenti di consapevolezza, disperazione e stupore. Hanno cuori feriti, hanno polmoni schiacciati, e questo ci porta, a sua volta, all'argomento di cui ti parlerò stasera o stamani, a seconda dell'ora e del colore. È la storia di uno di quei sopravvissuti, un'esperta nell'arte di essere lasciata indietro, che fra le altre cose riguarda una ragazza, qualche parola, un suonatore di fisarmonica, alcuni tedeschi fanatici, un pugile ebreo e un bel po' di furti. Ho visto la ladra di libri 3 volte. Accanto alla ferrovia. Per prima cosa apparve qualcosa di bianco, accecante. Ora, magari, starei pensando una di quelle sciocchezze tipo che il bianco non è un colore. Ebbene, io ti dico che lo è. Il bianco è senza dubbio un colore e non credo tu abbia voglia di metterti a discutere con me. Un annuncio rassicurante. Stai tranquillo, non badare al mio tono minaccioso. Sono solo una chiacchierona, non sono violenta, non sono cattiva. Sono un esito. Sì, c'era il bianco. Pareva che la terra intera fosse vestita di neve, quasi l'avessi indossata come tu indosseresti un maglione. Accanto ai binari si affondeva fino alle ginocchia. Sono persa nella lettura, scusatemi tanto. Rileggo il pezzo. Accanto ai binari si affondava fino alle ginocchia. Gli alberi erano coperti di ghiaccio. Come avrai già capito, qualcuno era morto. Mica potevamo lasciarlo lì per terra. Per il momento non era un problema, ma presto si sarebbero dovuti sgomberare i binari e bisognava che il treno ripartisse. C'erano 2 macchinisti, una madre con la figlia, un cadavere. La madre, la ragazza e il cadavere rimanevano zitti, ostinati. Beh, cos'altro vuoi che faccia? I macchinisti erano un uomo alto e uno basso, quello alto parlava sempre per primo, anche se non era lui a comandare. Lanciò uno sguardo a quello basso e grassoccio, con la faccia rubiconda. Mica possiamo lasciarli così, fu la risposta. Il macchinista alto stava perdendo la pazienza, perché no? Per poco quello basso non esplose. Guardò in su e urlò rivolto al mento del collega. Spins du! Sei cretino? La ripugnanza dipinta sulle guance si faceva ogni istante più evidente. La pelle gli si dilatava. Coraggio, disse camminando avanti e indietro nella neve. Se sarà necessario, caricheremo tutti e 3, daremo la notizia alla prossima stazione. Non continuo, in quanto se continuassi finissi il capitolo, vi spoilererei chi è morto. E non voglio, perché voglio che se il libro vi piace lo scopriate voi. Invece vi vorrei leggere quello che ho scritto io sulla mia pagina come recensione alla fine del libro. Prometto di spoilerare il meno possibile, forse cercherò di non farlo proprio, anche se è davvero difficile con un libro così bello. Allora, come incominciare a parlare di un libro così imponente? Partiamo così. Quando ho preso questo libro tra le mani la prima volta, mi aspettavo un'altra tipologia di storia. Sono anche uscita dalla mia zona di comfort, in quanto non leggo mai libri in terza persona perché non mi piacciono, e qui mi sento di darvi un consiglio personale: cercate di leggere qualsiasi cosa, anche se non vi piace o anche se non vi va giù facilmente, cercate di farlo perché comunque è cultura personale. La prima volta mi aspettavo un'altra tipologia di storia, nel senso che quando io ho letto il titolo La ladra di libri, io mi aspettavo che la storia fosse focalizzata su quello, ma in realtà non è propriamente così.
Il primo punto sul quale mi voglio soffermare è proprio questo. La voce che racconta la storia, come citato in precedenza, non è altro che la morte stessa, e questa cosa l'ho ripetuta tante volte perché mi ha colpito particolarmente e credo che se voi leggerete il libro colpirà anche tantissimo voi. La quale narra il susseguirsi degli eventi che durano ben 4 anni, seguendo sempre la nostra piccola protagonista. Altra peculiarità del libro è sicuramente il fatto che si parte nel 1939 e si conclude il libro nel 1944-45 e quindi si ha un susseguirsi di anni. Il libro all'inizio non mi convinceva molto, ma dopo qualche pagina è stato amore puro. Questo perché quando l'ho letto la prima volta non mi aspettavo che fosse la morte a narrare e quindi non ero sicura di aver capito bene la storia e quindi non mi stava proprio piacendo. Poi appunto dopo qualche pagina invece è stato tutt'altro, dopo aver capito chi era morto. Ho sentito il bisogno di divorare il libro, cosa che ho fatto, infatti mi sono finita il libro da 500 pagine in 2 giorni, che non è una cosa che faccio di solito, trovandomi a non voler mai smettere. Un libro super consigliato che è riuscito ad emozionarmi facendo scendere anche qualche lacrima alla fine. Questo perché il modo di scrivere dell'autore è talmente coinvolgente che io mi sono sentita in alcuni punti Liesel. E quindi se lei si emozionava e piangeva, lo facevo anch'io. Spero vivamente che dopo la lettura del capitolo e della mia recensione finale siate stati invogliati a leggere questo libro, che poi questo è l'obiettivo finale. Da parte mia concludo chiedendovi semplicemente di lasciare un commento per farmi sapere appunto se leggerete il libro, se non è un libro che fa per voi e magari anche facendomi sapere come sono andata, visto che è la prima volta che partecipo a un podcast.